Nell'ambito della settimana di azione contro il razzismo, promossa dal Centro regionale contro le discriminazioni e dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del Ministero per le Pari Opportunità, in Piazza del Popolo, oggi e domani, è stata organizzata la Biblioteca Vivente. Prendi in prestito un pregiudizio e guardalo in faccia, che propone ai lettori un ricco catalogo di libri viventi, consultabili per mezz'ora. Miles, oggi bibliotecario in piazza. Che cos'è questo progetto che sta coinvolgendo tutta quanta Piazza del Popolo? Dunque, si tratta delle celebrazioni del 21 marzo, che è la giornata mondiale di lotta al razzismo, in commemorazione di scontri che ci furono in Sudafrica nel 67. È stata dichiarata dalle Nazioni Unite giornata mondiale di lotta al razzismo e questo fa parte di una serie di celebrazioni che ci sono in tutta la regione Emilia-Romagna. Però oggi in piazza ci sono dei libri viventi. Esatto, ci sono dei libri viventi. Questa è una biblioteca, funziona come tutte le biblioteche, per cui c'è un catalogo. Abbiamo vari titoli come La lesbica straniera, La ragazza col velo, Il figlio di immigrati, L'ex clandestino, e si possono sfogliare come tutti gli altri libri, solo che il bello è che sono persone in carne e ossa, per cui una vera lesbica straniera, un vero figlio di immigrati, un vero ex clandestino, che sono disponibili a parlare di sé, della loro storia, della loro esperienza. Senti, le persone come stanno reagendo? Sono incuriositi, intimoriti? Qual è l'atteggiamento? Sono più intimoriti che incuriositi, devo dire. Si avvicinano, scrutano, guardano, leggono il catalogo, si informano. Però per ora abbiamo avuto molto interesse da una scolaresca in particolare. E la possibilità di sfogliare, di parlare con questi libri c'è per tutto oggi e anche domani? Tutt'oggi, stamattina dalle 10 alle 12, oggi pomeriggio dalle 17 alle 19 e domani domenica dalle 16 alle 18. Marisa, tu che libro sei? Io sono la musulmana italiana. E hai già avuto delle persone che ti hanno sfogliata? Sì, mi hanno preso in prestito 3 persone fino adesso. Senti, le persone che domande ti fanno, come funzionano questi, diciamo, incontro con questi lettori un po' particolari? Ma sono incontri piacevoli, le persone in genere hanno la prima curiosità che hanno è chiedere come mai sono tornata all'Islam, perché sono diventata musulmana, e tutti rimangono abbastanza sorpresi dal fatto che la scelta non sia legata al matrimonio con un musulmano o con un uomo di questa religione, che sia una scelta personale. Questa è la cosa che impressiona di più. E quanto durano più o meno questi, diciamo, incontri con queste persone che magari sono incuriosite o intimorite a volte? Non so, com'è l'approccio? No, l'approccio non è intimorito, sono incuriosite, è molto positivo, molto piacevole. 10 minuti, un quarto d'ora è uno scambio così di pensieri, molto piacevole.